Valorizzare il prodotto locale a chilometri zero, questo è l'obiettivo di Tipici da Spiaggia, l'evento SIB, FIPE, Confcommercio di Pescara, che vuole offrire a bagnanti e turisti ospiti nelle nostre spiagge i prodotti tipici della terra abruzzese. L'evento è stato presentato questa mattina a Montesilvano presso lo stabilimento balneare Conchiglia Azzurra alla presenza del presidente regionale della SIB Balneatori Riccardo Padovano, nonché presidente della Confcommercio di Pescara. A chilometro zero perché ci siamo avvicinati al mare, così cerchiamo di metterci anche miglio zero, il prodotto tipico locale, cerchiamo di favorire tutti i prodotti naturali in modo che i nostri bagnanti assaporano i prodotti tipici. Oggi si sta qui, questa bella manifestazione ha visto una grande curiosità, una partecipazione dei bagnanti, ciò che significa che noi dobbiamo portare i sapori anche come strumento, anche i sapori. La parte culinaria è un argomento, è un prodotto turistico che va valorizzato. Per i produttori agricoli è una grande opportunità, infatti l'iniziativa di oggi di aprire qui il mercatino del contadino è da espandere su tutto il territorio abruzzese come primo esperimento. L'abbiamo fatto oggi a Montesilvano, ringrazio la Conchiglia Azzurra, i fratelli D'Orazio che molto partecipativi, il sindacato italiano balneare in questo momento, in questo istante è sulle Marche, sull'Abruzzo, sul Molise e sull'Emilia Romagna, stiamo ripetendo l'iniziativa a livello nazionale, noi cerchiamo in tutti i modi per favorire sempre più il prodotto tipico italiano. Uno dei motivi per cui diciamo che le concessioni balneari devono rimanere agli italiani e alle piccole e medie imprese. Tanti turisti presenti oggi in spiaggia a Padovano hanno potuto degustare l'olio abruzzese, il pomodoro della nostra terra e tanti altri prodotti, frutta, verdure. Insomma, è anche questo il modo per attrarre turisti nella nostra regione. Certo, è quello che voglio, che noi predisporremo per l'anno prossimo. Abbiamo parlato con l'assessore al turismo Damario, sta a Francavilla e sta presentando anche lui al Paresolo questa iniziativa qua. Ho parlato con Imprudente, perché dentro gli stabilimenti balneari vorremmo creare un corner di prodotti tipici locali, dell'olio, del vino, del peperoncino, tutto quello, dei peperoni dolci che si mettono per seccare, sono prodotti nostri naturali, importanti da valorizzare e da promuoverli.